Allora, chi è? Senta, non ho tempo da perdere. Allora, chi è? Io l'ho chiamata per un lavoro molto semplice. Ho avuto il suo numero da... Non mi interessa chi le ha dato il mio numero. Scusi, io non... Ascolti bene. Sono sempre stato allergico ai telefoni. Soprattutto in questo caso. Decida lei un luogo dove poterci incontrare per continuare questa conversazione. Oggi c'è bassa marea. Tra qualche giorno questo paesaggio potrebbe non essere più lo stesso. E se lei rimanesse ferma in quel punto, si troverebbe con l'acqua all'altezza della gola e sarebbe costretta a nuotare. Siamo tutti costretti a nuotare, a muoverci per rimanere a galla, con l'illusione che poi tutto questo ci possa portare da qualche parte, verso qualcosa. Ma tanto prima o poi tornerà una bassa marea e allora questo sforzo sarà risultato vano. È la vita, alta e bassa marea, e senza che tutto questo dipenda minimamente da noi. Voglio essere chiaro fin dall'inizio. D'accordo. Io sono un professionista, forse il migliore sulla piazza. È per questo che mi sono rivolta a lei. Il mio è un lavoro sporco, ma a differenza di altri lo faccio in maniera pulita. A me non interessa conoscere la vita privata delle vittime. Io eseguo e basta. Perfetto, è esattamente quello che voglio. Ma ho anche un codice etico, anche se potrà sembrare strano. Cosa intendi? Non capisco. È molto semplice. Io non uccido bambini o persone affette da handicap. Non è il mio caso. Deve far fuori l'amante di mio marito. Già, un classico. Voi donne non riuscite a soddisfare il vostro uomo e poi vi lamentate se lui cerca svago altrove. Questo non è affar suo. Voglio confessarle una cosa. La mia prima vittima fu una donna. Una bella donna. Mio padre se la faceva tutte le notti, richiudendo me e mia madre nello sgabuzzino. E quel santo di mio padre, ogni sera, dopo aver dato sfogo alle pulsioni sessuali, picchiava me e mia madre fino a farci sanguinare. È terribile. Mi dispiace. Voi avete figli? No, nessun figlio. Comunque, una bella sera decisi di porre fine a tutto questo schifo. Si può immaginare da sola la fine della storia. Provai un'emozione che non avrei mai immaginato. Non una lacrima scese sul mio viso, anzi, sorrisi quando vidi mio padre e la sua donna a terra stramazzare senza respirare. È la vita, gliel'ho detto, alta e bassa marea. L'importante è non farsi mettere sotto dal destino. Forse hai ragione, è proprio così. Comunque veniamo a noi. Sicuramente la persona che le ha dato il mio indirizzo le avrà anche detto il mio modo di lavorare. Sì. Più o meno. È molto semplice e lo ripeterò una sola volta. Lei deve solo dirmi dove si trova la vittima e quando trovarla. Niente di più. Il pagamento ovviamente anticipato. Molto bene, mi sono sempre piaciute le persone sveglie e decise. Ma scusi, non le conta? Le ha già contate lei per me e sono sicuro che non si è sbagliata. Non si preoccupi. Bene, adesso tocca a lei. Mi deve dare tutte le informazioni di cui io ho bisogno.
troverà la donna che deve uccidere alle 20 in punto seduta sul divano. È un'appassionata di musica e ogni sera dedica 2 ore a questa sua passione. La troverà con le cuffie sulla testa, completamente immersa nella musica. Non la sentirà entrare e potrà sbrigarsela senza problemi. Ecco, queste sono le chiavi di casa sua. Signora Garbati, la chiamo dalla clinica oncologica del professor Suti. Devo porgerle le mie scuse per averla fatta stare in pensiero, ma devo anche darle un'ottima notizia. Le risposte agli esami che le avevamo dato in precedenza sono risultati, dopo successive analisi, dei falsi positivi. Insomma, significa che lei è sana e non ha nulla.